Salve ragazzi! Scusa Orvilio, se veniamo di soldato, ma i miei amici, tutti i soldati di Comune, non vogliono credere alle cose che mi hanno raccontato alcuni uomini del villaggio, che hanno fatto molti viaggi e molte guerre con te. Non è vero che avete visto uomini con due teste? Non è vero che avete visto cani con due teste? Che so, è mai possibile una cosa simile, così ti da prendere in giro? Non farci caso, Orvilio, Rufo crede di essere esperto di scienze naturali. Poi dice che quando è il mio esame, i nostri uomini ci vanno a prendere il mercato. A me ha detto che mi ha preso dentro un cacciapo. A te ha tutto un altro motivo. Le donne vengono al mercato. Se no, Orvilio, mica sarebbero così povere. E tu sei Paverino Rufo Rufino. Aspetta, Orvilio è la zanzara mortifera. Ma cosa fate? Siete ammattiti? Andiamo qui. Abbiamo vinto tutti i popoli della terra e che siamo arrivati ai confini del mondo? Ma riconosciamo i confini del mondo? Me l'ha detto anche che un giorno, appena avete crocifisso un volo predicatore su un mondo lontano, il cielo si è oscurato e la terra ha tremato. Non facci caso, Orvilio, Rufo ormai è partito. No, ragazzi, è vero. Ma com'è possibile? Doveva essere il mio cattivo? Non lo so se fosse. Forse lo è. Certo era un uomo buono. Un uomo giusto non lo mettono sulla croce. Siete piccoli, non potete capire. Come siamo piccoli? Che dirà il nostro maestro se siamo piccoli? Parlaci di quell'uomo. Su, Orvilio, noi vogliamo sapere. Mi sembrate proprio come quei bambini che un giorno vieni intorno a lui a fare tante domande. Poveretti. Si spaventarono così tanto alla vista dell'elmo e delle spade. Ci fu un fuggi-fuggi. Ricordo anche una moltitudine di gente sulla riva di un lago e lui su una barca, sospeso tra acqua e cielo, che parlava. Parlava come un padre che ammaestra i figli. E le sue parole dovevano essere penetranti se i volti di quella povera gente si illuminava, si rasserenava. Perché l'ha ucciso? Cosa aveva fatto di male? Lui parlava di pace, di giustizia. Ha detto che siamo tutti figli di un Dio, di un solo Dio, uno e infinitamente buono. Per questo molti non l'hanno capito e lo hanno preso per un poro visionario, altri per un rivoluzionario. Altri sono messi paura e l'hanno preso per un rivoluzionario. Eppure lui ha perdonato tutti. Chi lo dimentica quel giorno su quel colle triste e squallido? Gli ridevano e gli sputavano in faccia. E lui, mai un cenno di protesta, mai un cenno di rabbia. Quando la terra ha tremato, pensavo di impazzire. Mi sentivo complice di un orrendo delitto. Poi ho capito. Ho capito che dovevo cambiare. Niente più guerre, niente più sangue. Noi romani, ragazzi, abbiamo conquistato il mondo con le guerre. E che cosa ne abbiamo ricavato? Odio dei popoli vinti, ricchezze, sì, ricchezze. Ma tanta povertà nelle nostre città. Come si chiamava? Gesù. Gesù di Nazareth. Che le sue parole possono entrare nel cuore di tutti e conquistare il cuore di tutti, così come hanno conquistato il mio. Vedete ragazzi, ci sono cose che ora non potete capire. Quando ero giovane, questi campi avevano un profumo che ora che allora non riuscivo a capire. Questa casa, mi sembra più bella e più ricca di tutte le leggi che io abbia mai frequentato. Un giorno di primavera, proprio come oggi, tanti anni fa, e proprio quando voi ebrei celebrate la vostra Pasqua, e anche Gesù la volle celebrare con i suoi.
Il figlio dell'uomo è venuto per servire, non per essere servito. Signore, tu vuoi lavare i piedi a me? Pietro, tu ora non capisci quello che io faccio. No, tu non mi laverai mai. Ma se io non ti lavi, tu non sarai veramente unito a me. Signore, non lavarmi soltanto i piedi, ma anche le mani al capo.